Ed è stata intitolata Francesco Lo Befaro, brigadiere dei carabinieri a cavallo, una strada della città di Barletta. Onore ai caduti! Ha combattuto e perso la vita sul fronte russo nel 1942, sacrificandosi per gli altri. Si tratta del brigadiere barlettano Francesco Lo Befaro, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare e alla Memoria. A lui la città di Barletta ha dedicato la strada che collega via Madonna della Croce a via Nazario Sauro. Questa intitolazione è un'intitolazione che teniamo a fare, ecco, anche in forma semplice ma sicuramente solenne, per poter ricordare in maniera tangibile l'esempio del brigadiere Francesco Lo Befaro, che è deceduto nello stesso giorno di oggi, diciamo il 21 dicembre del 1942, 80 anni fa, sul fronte russo a Mitrofanovka. Lui è deceduto durante la seconda guerra mondiale, ma perché, diciamo, rappresenta comunque un esempio di coraggio e di altruismo, cioè non è deceduto proprio per poter salvare altre persone, per poter sottrarre altre persone ai bombardamenti a tappeto dell'aviazione sovietica e per comunque coprire il ripiegamento degli altri commilitoni che stavano ripiegando. Quale messaggio ci lascia oggi? È un messaggio assolutamente di esempio, diciamo, di chi è comunque fedele ai propri valori più intimi, ai valori che l'hanno portato a giurare fedeltà alla Repubblica Italiana e che anche nel momento di estrema difficoltà, di estremo bisogno, diciamo, dà fondo al proprio coraggio e trova la forza di commettere comunque dei gesti di altruismo e di forza anziché fermarsi, sapendo di essere esposto anche con la propria vita e quindi poi anche sfortunatamente andando incontro all'estremo sacrificio. Oggi stiamo ricordando, dedicando questa strada, una persona che si è dedicato per gli altri, medaglia d'argento durante la Seconda Guerra Mondiale, avuta proprio perché ha portato soccorso agli altri feriti. Quindi è un dovere istituzionale della nostra città ricordare queste persone che sono morte anche per causa, per portare aiuto agli altri. E questa è una cosa che veramente mi emoziona e quindi un dovere nostro. Ho voluto proprio io, come presidente della toponomastica, accettare questa proposta dei parenti che effettivamente portano nel loro cuore questa persona che è deceduta per portare soccorso agli altri.